Ciao, eccoci giunti alla 39esima lezione del corso di seduzione emozionale. In questa lezione vedremo l'archetipo materno, quindi sono tutte quelle persone che hanno avuto una madre diversa da quella che avrebbero voluto avere, per cui vanno a incarnare l'archetipo materno. L'archetipo materno, indipendentemente dal fatto che sia un uomo o donna, intanto diciamo che l'incazzatura verso la madre si trasporta verso tutte le donne. E l'archetipo materno è comunque un archetipo protettivo, un archetipo che dà protezione e quindi sono persone che hanno un po' l'istinto della croce rossina. Si coinvolgono su chi ha dei problemi, su chi è problematico. Una donna con l'archetipo materno, ad esempio, vorrebbe a livello logico e razionale un uomo affermato di successo e poi si innamora di tutti i falliti pieni di problemi. E lo stesso così un uomo sogna a livello logico la donna di successo, la donna che da portare, diciamo, da esibire come, insomma, come conquista, e poi si innamora di tutte le derelitte sfigate con tutti i problemi di questo mondo. E perché queste gli danno modo di esercitare, diciamo, questo ruolo protettivo fondamentalmente. E quindi se vuoi conquistare una persona di questo genere devi presentarti un po' problematica, cioè a parole no. A parole devi, cioè a livello logico devi manifestare il fatto che qua là hai successo perché dai una gratificazione alla logica, ma nei fatti poi dovrai presentare un sacco di problemi, è lì che si innamorerà. E le riconosci proprio perché ad esempio attribuiscono alla mancanza d'amore tutti i mali del mondo, mentre quelli paterni attribuiscono alla mancanza di autorità tutti i mali del mondo. E poi sono più morbidi, materni, si preoccupano, si fanno sempre carico dei problemi degli altri, bisogno, ti posso prendere io, non ti preoccupare, se hai un problema chiamami. Questo è l'atteggiamento e noi li coinvolgiamo se ci presentiamo problematici, se ci facciamo accudire, se voglio sedurre una donna con l'archetipo materno, tra l'altro che ha come esigenza di diventare mamma, fondamentalmente butto là, mi piacerebbe tanto avere un figlio maschio, non dico con te, dico così in generale, tanto la sua parte emotiva accoglie questo e si coinvolge, anche se poi ci voglio andare a letto una sera solo, però devo passare attraverso questo messaggio fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento a martedì prossimo per la lezione successiva del corso di seduzione emozionale. E nel frattempo iscriviti al canale se ancora non lo sei e fai iscrivere i tuoi amici. Ciao!